Secondo voi il sacco nella pratica delle arti marziali serve? Secondo me può essere un attrezzo molto utile, anche se è specifico sicuramente degli sport a combattimento. Serve nel momento però in cui sappiamo utilizzarlo nel modo corretto e molti sicuramente sbagliano. Il sacco può essere un attrezzo anche molto pericoloso e dannoso per il nostro corpo. In questo caso abbiamo un sacco da 55 kg e specifico per l'utilizzo anche delle gambe. Nel momento in cui siamo una disciplina che utilizza gambe e braccia, è ideale utilizzare un sacco di queste dimensioni e anche di questo peso, anche se 55 kg, a mio avviso, sono comunque un sacco molto pesante, soprattutto per determinati tipi di allenamento e in modo particolare con le braccia. Difatti, chi è bravo ad usare il sacco e sa allenarsi bene col sacco è in grado di farlo bene anche con sacchi molto più leggeri. Noi come arte marziale, in questo caso come Bovin Abiet Vodau, preferisco l'utilizzo di questo sacco maggiormente per le gambe, allenamento dei calci in qualsiasi linea. Ora vado a mostrarvi soltanto delle semplici sequenze sul quale il sacco può essere effettivamente molto utile nella pratica. La cosa importante è che noi non dobbiamo prendercela col sacco. Cioè, il sacco è un bersaglio, ma spesso, troppo spesso, si vede gente che con il sacco si arrabbia, ok? Diventa una valvola di sfogo. Il sacco è un metodo per allenarsi e non deve essere il bersaglio ideale da riempire veramente di botte, ok? Non è questo il concetto del sacco. Io lo trovo un ottimo strumento in quanto un bersaglio perfetto è simile a quello che è l'immagine di una persona umana davanti a noi. La prima cosa intanto è mettersi bene sempre di fronte al sacco e fare attenzione a come il sacco si muove. Una cosa importante, quando si usano le braccia e si usano le gambe, i metodi sono assolutamente differenti. Ora andiamo a lavorare un pochino con le gambe e ovviamente si può lavorare sia in linea frontale, ok, o sulla linea circolare, quindi sui lati di quello che è il sacco. Quindi posso lavorare bene con i calci circolari, ok. Posso lavorare quindi con i calci frontali in linea frontale, posso lavorare con i calci laterali, okay? In questo modo. In alcuni casi, se si è in grado di allenarsi bene, posso allenare anche calci girati. Semplicemente calci girati di questo genere e calci girati di questo genere, se sono in grado di metterli nel modo corretto. La cosa importante è gestire il movimento del sacco, perché il calcio ci farà muovere il sacco tanto. Sicuramente con i calci il sacco si muoverà tanto. Un bel allenamento del calcio è quello di allenare appunto l'anticipo. Perché? Perché il sacco nel momento in cui si muove può simulare l'attacco di un avversario. Quindi io ho il sacco che dondola e quindi cercare di prendere il tempo corretto per calciare. E quindi ho il sacco che si muove, l'ho fatto muovere magari perché mi sono allenato e quindi da qua stop, ok? Da qua colpisco, uno, quindi il mio sacco dondola e da qua quando arriva stop, ok? Si muove e io stop. La cosa importante è trovare il tempo corretto, perché se sbaglio il tempo rischio di farmi male. Sacco che dondola, vado a colpirlo quando si allontana. Perdo il tempo, rischio di scaricare troppa forza su un punto sul quale poi non andrò a impattare, oltre al fatto che mi cadrà la gamba, posso perdere equilibrio e comunque farmi male. Quindi sempre massimo controllo, ok? Importante come vado a impattare con il sacco, sul sacco, con il piede o con la gamba. Non è un lavoro per principianti, perché devo essere sulla linea frontale, essere in grado di appoggiare bene l'avampiede, la punta del piede con le dita sollevate, piuttosto che l'intera pianta. Quando vado a colpire con la linea circolare, si può colpire di tibia, ma in una disciplina come la nostra, dove si tira tanto il collo del piede, devo essere anche in grado di colpire correttamente col collo del piede. Quando colpisco con i calci laterali, essere in grado di entrare bene con tallone, pianta, taglio del piede in modo corretto. Okay? Non devo andare a variare quello che è la tecnica originale. Quando mi alleno il sacco, io per abitudine metto sempre sui guantoni, anche se devo allenare solo le gambe. Anche soltanto per appoggiarmi al sacco voglio avere i guantoni. Altra cosa molto importante è allenarsi con i guantoni al sacco. Non è corretto, secondo me, allenarsi con guantini tipo MMA, comunque guantini aperti. Non mi piace neanche il concetto del guanto da sacco. Secondo me la mano deve essere protetta, fascia sotto i guanti,
guanto ben stretto, guardia, come se lavorassimo in combattimento. In ogni caso, anche quando metto sequenze di gambe, mi piace avere l'accenno sempre con le braccia. Ok? In ogni caso posso creare delle sequenze dove tutto diventa misto. Quindi le distanze cambiano, perché abbiamo detto che se lavoriamo con gli anticipi, bene, posso anticipare, uno, ok, entro, uno, due, mi sposto, tre, uno, ed entro, ed entro, quindi lavoro anticipo, uno, destro, due, sinistro, e rientro, uno, stoppo, uno, ok, entro, due, ok, stoppo, uno, due, stoppo, uno, due, sequenza di braccia, uno, due, ok, tre, uno, due, sta muovendo il sacco perché l'ho colpito, colpisco il sacco, entro, faccio dondolare, lo guardo, stoppo, okay. Vedo il sacco dondolare, stoppo con il frontale, ok, quindi con il duck hang, entro, uno, e subito mi creo la mia sequenza, due, tre, e bene, uno, due, tre, quattro, ok, cinque, sei, posso usare tutte le linee, quindi, e via, e qua, uno, due, tre, e quattro, uno, due, tre, quattro, uno, due, tre, mi devo inventare il più possibile, mi sposto, 1, 2, 3, cambio la direzione e rientro, quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3. È importante cercare di essere dinamici e cercare di variare sempre di più le sequenze, ok? Inventarsi sequenze e immaginare sempre che questo sacco sia il nostro avversario, il nostro bersaglio. È molto importante. Altra cosa, come dicevo prima, non dobbiamo sfogarci sul sacco. Imparare a colpirlo, ok, guarda su, 1, 2, 3, troppo, e mi sfogo con la gamba, ok, 1, stoppo, dentro, posso allenare anche calci saltati, girati, come abbiamo detto prima, non è sicuramente l'attrezzo ideale per calci come il Dalai, ma può darvi comunque un'idea di lavoro, sicuramente è più comodo, come abbiamo visto prima, calci come il dada fly. Dove un dada fly è più efficace? Molti lo tirano a vuoto, 1, 2, 3, lo tirano e parte. Questo calcio qua quasi mai entrerà. Entra nel momento in cui il nostro avversario è sotto. Ok, da qua sposto, entro a corta distanza. In questo modo è in grado di entrare in zona del fegato, addome. Ok, quindi io creo sequenze. 1, 2, 3, sono sotto a questa distanza, il mio avversario è qua, entro, la sequenza, 1, 2, 3, piuttosto che 1, 2, 3, avversario che si avvicina, io che entro e colpisco. Ricordiamoci sempre il contesto dove andremo a portare il nostro allenamento al sacco. Dobbiamo portarlo all'interno di un combattimento di domino. Non dobbiamo andare a fare, in questo caso, kickboxing o altro. Quindi dobbiamo cercare di essere più fantasiosi e riportare le nostre tecniche. 2, 3, dentro. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quindi questo ci permette di essere sicuramente molto più aperti mentalmente e gestire un allenamento molto più simile a quello che a noi è vicino, quindi utilizzando appunto le spazzate tipo il jump weight. Sequenza 1, 2, 3, spazio, ok? 1, spazio, facendo numero 2, ok? Questo lavoro qua, 1, 2, 3. Fantasia ci permette di avere un buon rapporto con questo fantastico attrezzo che non dovrebbe mai mancare all'interno di una palestra di arti marziali. Bene, questo qua è stato un video molto rapido, introduttivo, non
Non dimenticatevi di usarlo sempre in modo intelligente, facendo attenzione, perché comunque lui è pericoloso, per le nostre articolazioni, pericoloso soprattutto se non siamo leggeri. Io comunque ho un peso che posso gestire questo sacco, un'altezza posso gestire questo sacco, chi è più leggero sicuramente trova maggiore difficoltà, deve essere in grado di allenarsi correttamente. Protezioni, almeno per quanto riguarda le braccia, ok, le mani, quindi fasce, guantoni, io uso 10 once. Per quanto riguarda le gambe, in realtà invece sono anche favorevole a non utilizzarle. Questo ci permette di avere un migliore allenamento all'impatto, ok, in questo caso, quindi avendo la gamba nuda sul sacco. Noi non dobbiamo sfogarci sul sacco, dobbiamo allenarci, ok? Sicuramente è un ottimo allenamento fisico per quanto riguarda il fiato, per quanto riguarda la resistenza in generale, e poi ci aiuta a creare delle sequenze divertenti e essere dinamici. Ricordiamoci di usare il sacco un pochino su tutte le sue direzioni. In questo caso abbiamo la colonna, quindi non possiamo girare a 360 gradi, però c'è chi ha i sacchi appesi in mezzo alla palestra può girarli attorno. Comunque abbiamo 180 gradi di spazio per poter lavorare correttamente. Mi raccomando, divertitevi, allenatevi, lasciate un feedback sul mio video, iscrivetevi al canale Vovinam Milano, che è il canale ufficiale di Vovinam Gorla, ma in realtà è il canale di Vovinam di riferimento in Italia, e non solo, perché siamo il canale di Vovinam con più video in assoluto. E seguiteci sempre, buona giornata, buon allenamento, e come sempre saluto Mario Acciaio, scuola di montagna.